io sarò un giudice giusto, penso. Alla fine penso di avere un giudizio di realtà, di vedere come è il talento e di giudicare quello che è sul palco. E, ovviamente mi lascio andare per l'emozione quando c'è una cosa che mi piace tantissimo o anche quando c'è una cosa che non mi piace niente. Sì, anche si vede, no? Sì, direttamente. Per me bueno, è già un'esperienza molto, molto interessante, molto divertente anche, perché non solamente imparo dai concorrenti, ma anche dagli altri giudici e da come funziona un po' il mondo di televisione anche con quello, no? Anche se sì, la mia scelta principale ovviamente è perché posso lavorare con quello della musica, no? Ovviamente, e lavorare su generi molto diversi e per quello veramente che ho scelto di fare X Factor. Ok, no, l'Italia, io mi sento molto amato per l'Italia, sono molto fortunato penso perché prima di tutto è il primo paese dove è funzionato tutto, no? Dove è uscito il microsol super veloce al numero uno e è andato così veloce. A me l'Italia mi piace tantissimo, mi piace il mangiare, è la cosa che mi piace di più. Sì, no, è incredibile. Ogni volta che faccio un po' di promo, sempre si posso andare a mangiare un po' il cibo di ogni paese, no? Wow, è incredibile. La gente, perché siamo, con gli spagnoli siamo molto simili, penso che siamo anche drammatiche, no? Siamo emozionali, ma questo è meglio che essere tedeschi, no? È così, corretto. E terzo, sono tutti buono, che c'è il sole e che non è come Berlino, che non esce il sole, sì. Sono molto divertenti tutti e molto, penso che siamo una bella coppia tutti insieme perché siamo molto diversi. Manuel, che lui è un'enciclopedia musicale incredibile e che ogni volta che parla io imparo qualcosa. Arisa anche che è molto emozionale, no? Molto fissata anche nella voce. E Fedez che è molto, molto straight, no? Che lui sa come funziona tutto, si vede anche che ha fatto altre puntate di X Factor. Penso che siamo tutti, l'ho detto, molto diversi musicalmente, ma siamo molto insieme in opinione di quando troviamo qualcuno che veramente è talentoso. Dopo X Factor, bueno, piano piano, prima no, ho un plan di fare. A gennaio farò un po' di songwriting, un po' per il mio album, se trovo il tempo. Ho deciso di fare un po' di settimane di niente, di studio, bueno, niente no, però di studio e essere in un posto per 2 settimane almeno e lavorare sulla musica e andare in studio. E anche in febbraio farò la tour di Europa con tanti altri paesi dall'anno scorso che non abbiamo fatto l'anno scorso e che quest'anno sì possiamo fare. Allora sono molto molto contento che farò la tour in Europa anche, Quindi da ovviamente. febbraio inizia la tournée in Sì, Europa. Fino a quando? fino a marzo, un mese. Sì. Bueno, adesso un mese anche, stiamo vedendo un po' le date, ma adesso è il momento. Sì, perché abbiamo anche Finlandia, Polonia, questi paesi di là che è molto interessante, sì. Che bello, con Emma ha un rapporto molto bello, siamo amici dal momento da Coca-Cola Summer Festival, che abbiamo detto perché non facciamo qualcosa insieme. È molto difficile anche personalmente in un mondo come il nostro, no? Di trovarti bene con qualcuno perché c'è un momento qua, 2 secondi là e 30 secondi in più, dopo 2 mesi vedi un'altra volta, questo è molto personalmente, questo non è facile di fare come una. Però sì, ogni volta che ci vediamo è molto divertente. E con il video, quando abbiamo registrato il video in Toscana, è stato un giorno spettacolare. Perché io la prima volta in Toscana, e anche con la macchina, con l'Alfa Romeo vecchio, io ho impazzito, sì. Sì. Sì.